Ancora insieme con Milano Pavia News, benvenuti all'edizione Pavia. I titoli. Importante affermazione del centro-sinistra alle elezioni comunali di Pavia, Michele Lisi è sopra il 50%, il candidato del centro-destra Cantoni staccato di una decina di punti. Anche nell'Europea Pavia si era visto che la sinistra aveva un vantaggio, lotta per le preferenze, alle europee Ciocca ne prende oltre 38.000 ma potrebbero non bastare per essere rieletto. Negli altri comuni al voto si segnalano le conferme di Parolo a Cassonovo e Vigo a Casteggio, ribaltone a Stradella dove vince Bellinzona, sorpresa Ciravegna, vittoria di Maggio. È stata la primavera più piovosa da quando vengono registrati i dati in provincia di Pavia. Prime stime dei danni alle aziende agricole, inoltre poi siamo attorno al 500.000 di euro. Seconda tranche di lavori in corso Iosti a Mortara dopo quella della scorsa estate. Pesanti modifiche alla viabilità, necessario un mese e mezzo di cantiere per le condutture. E apriamo il telegiornale naturalmente con i risultati delle elezioni comunali di Pavia che vedono il centro-sinistra in largo vantaggio sopra al 50%. Possiamo vedere la grafica che ci dice che il candidato appunto del centro-sinistra, Michele Lisi, viaggia a metà scrutinio, questi sono i dati ufficiali, al 52,6%, con Cantoni che si ferma al 45%. Soltanto le briciole per gli altri candidati. Possiamo dare anche una breve occhiata ai voti di lista, anche se qui lo scrutinio è ancora un pochettino indietro, però proviamo anche a vedere quali sono i primi dati che arrivano dalla coalizione di centrosinistra, che vede un forte traino del Partito Democratico a quasi il 22%, Pavia Colori attorno al 10%, ma anche risultati considerevoli di Alleanza Verdi Sinistra di Azione. Questo era il centro-sinistra, vediamo però anche il centrodestra con Cantoni che al momento vedete veleggia attorno a questo 44% con il risultato di Fratelli d'Italia che non sfonda per niente rispetto alle nazionali. Forza Italia si mantiene attorno al 10%, Lega bassa all'8%, Pavia Ideale, che è la lista da cui proviene il nato sindaco Cantone, ottiene invece un buon 9%. Siamo in attesa di collegarci con il comitato elettorale del centro-sinistra, dove sta per tornare Michele Lisi, che abbiamo già sentito durante la nostra maratona elettorale. Prima però un breve collegamento con Mario Fortunato che si trova invece al comitato elettorale del centrodestra. Mario, immagino che insomma lì ci siano delle facce moge. Buonasera. Sì Paolo, facce moge e anche un clima un po' da regolamento di conti, perché come ricordavi il dato di Fratelli d'Italia in netta controtendenza rispetto al dato provinciale, e non parliamo ovviamente del dato nazionale, sta scatenando anche delle reazioni che poi vi mostreremo nel corso della nostra pagina informativa. Ricordiamo circa il 15% Fratelli d'Italia, mentre i dati che prima elencavi, Forza Italia, Lega, la stessa Civica di Pavia Ideale, scusate un ritorno. Torno in cuffia, vi chiedo se potete aiutarmi. Dicevo, sono dati che erano in linea e che ci si aspettava. Il dato di Fratelli d'Italia ha scatenato una reazione. La segretaria Cittadini, intervistata pochi minuti fa proprio ai nostri microfoni, ha parlato di un calo generale di tutto il centrodestra. Insomma, nei prossimi giorni ci sarà sicuramente un regolamento di conti. Dicevi dei dati, noi abbiamo alcuni ufficiosi che ci sono arrivati proprio pochi istanti fa, Paolo. 56 sezioni, dati che ci arrivano direttamente ovviamente dai seggi. Lisi 12.744 voti, Cantoni 10.683, viaggiamo in una differenza di 2.000 voti, forbice che si sta allargando sempre di più, e a 60 probabilmente si potranno anche scatenare i festeggiamenti. Abbiamo visto poco fa Michele Lisi predicava ancora calma, si è lasciato leggermente andare. Qui alle nostre spalle il clima è veramente mesto. Noi abbiamo ancora una volta sentito Alessandro Cantoni, credo che se la regia è d'accordo potremo anche mandare un contributo, fa una breve riflessione su quello che sta accadendo proprio in questi ultimissimi minuti. A te la linea poi Paolo. La difficoltà è quella di capire che potrebbe governare la nostra città chi ha criticato, quindi non ha fatto proposte ma ha protestato. Bisognerebbe capire anche se
e poi ci sia qualcosa di più, e non soltanto una protesta costante, ma anche delle proposte, perché è molto facile criticare, no? Sappiamo che l'alternanza a Pavia è un classico, per cui la storia ce lo insegna, è un dato statistico, però Pavia in questa fase particolare ha bisogno di risposte concrete, serie, a partire da tanti lavori, dalle aree dismesse, che hanno bisogno di dare continuità, di rivitalizzare la città e possibilmente, insomma, farlo in tempi veloci. La speranza è che chi appunto andrà ad amministrare la città abbia questo tipo di sensibilità e non viaggi per slogan, perché se si viaggia per slogan durante l'amministrazione poi ci si fa male. Penso al Campo Largo, e se penso al Campo Largo a me vengono i brividi, sinceramente, perché non andavano d'accordo durante la campagna elettorale, figuriamoci durante, diciamo, l'eventuale amministrazione durante il governo della città. Pavia ha bisogno di risposte serie, ha bisogno di concretezza e ha bisogno anche di solidità. Se abbiamo visto un dato di grande solidità da parte del governo, perché i dati che sono comparsi dalle europee, insomma, sono questi, cioè che il governo centrale viaggia solido, molto solido, anche Pavia servirebbe un governo solido, e con il Campo Largo che probabilmente potrebbe governare, è chiaro che a me vengono i brividi, ma secondo me anche agli altri cittadini, a tanti cittadini verranno i brividi. Rimaniamo d'accordo, naturalmente, che daremo la linea poi al comitato del centrosinistra non appena arriverà Michele Lissi. Intanto andiamo avanti e vediamo quali erano stati i voti a Pavia Città per le europee, perché lì, insomma, già si era capito che c'era una certa tendenza che vedeva molto avanti la sinistra, non soltanto con il Partito Democratico, che a Pavia è ancora una volta il primo partito, sopravanzando Fratelli d'Italia, ma poi vedete c'era anche questo boom di Alleanza Verdi Sinistra all'8% e da segnalare poi anche il buon risultato di Azione al 6%, che poi di fatto è stato confermato anche per quanto riguarda le comunali. Vedete Forza Italia che veleggia sempre attorno al 10%, all'Europea la Lega a Pavia ha fatto meglio rispetto alle comunali, queste le primissime indicazioni, ma sappiamo che per essere eletti alle elezioni europee contano soprattutto le preferenze, e queste sue preferenze raccolte dai candidati pavesi in corsa per le europee. Angelo Ciocca è andato oltre le 38.000 preferenze, questo al momento però non gli basta ad avere la certezza di un seggio all'Europarlamento, anzi per ora è fuori. Bisognerà vedere poi con il sistema dei resti e anche con il generale Vannacci, che sceglierà il collegio nel quale farsi materialmente eleggere, se magari Ciocca potrà scalare qualche posizione. L'ottimo risultato di Elena Lucchini, che arriva a sfiorare le 10.000 preferenze, i due candidati del Movimento 5 Stelle che subiscono le difficoltà del partito a livello nazionale. Elena Lai per Fratelli d'Italia va oltre le 3.000 e attorno alle 1.500 invece per Forza Italia, Silvia Piani. Torniamo alle comunali, andiamo a aprire il nostro collegamento con Stradella, andiamo a collegarci subito con Ermanno Bidone, per cominciare proprio da Stradella. Buongiorno, buonasera Ermanno, allora lì com'è finita? Buonasera Paolo e buonasera anche ai telespettatori, un ribaltone qui a Stradella, dove si è affermato con il 51,07 delle preferenze Giampiero Bellinzona, che sfidava l'uscente Alessandro Cantù. Se la regia è d'accordo, ascoltiamo il contributo registrato subito dopo la sua proclamazione. Sì, una vittoria veramente al photo finish, anche visti i risultati delle europee della sera prima. Però ci abbiamo creduto e il risultato poi è arrivato, un risultato che premia il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, in questi anni di opposizione da parte dei gruppi di Torre Civica e di Strada Nuova, ma è la vittoria di una squadra coesa che si è battuta in ogni angolo della città. Abbiamo girato
tutto il territorio, portando le nostre idee, il nostro programma, e ci siamo confrontati con tutti. Il confronto democratico alla fine premia sempre, ed è quello che noi abbiamo fatto e quello che ci promettiamo di fare nei prossimi anni, perché il confronto è la base e la sussidiarietà è il nostro principio, cioè dall'operare dell'amministrazione c'è sempre soltanto il cittadino. Ovviamente saranno in tanti, immagino, i progetti per il futuro, quello della condivisione l'abbiamo sentito prima, ma anche quello, sentivo prima il collega Grossi che parlava di Stradella come di un riferimento importante per un intero territorio, quindi anche il concetto di fare rete con altri comuni è importante. Dobbiamo riaprire i rapporti con tutto il territorio, perché l'isolazionismo creato dall'amministrazione precedente ha creato solo dei danni. Guardiamo l'ospedale, guardiamo l'uscita dal SIN e tutte le tematiche dell'Oltrepò orientale, non è uscita una sola proposta di sviluppo. Dobbiamo riaprire un tavolo tematico con tutto il territorio, perché è solo unendoci che possiamo portare e salvaguardare le nostre strutture, i nostri servizi e quindi la progettualità che dalle altre parti ha premiato ma qui è mancata, e quindi dobbiamo riaprire i rapporti con le altre amministrazioni comunali. I primi impegni che si prende per la città, se ce n'è qualcuno? Il primo impegno è riaprire il comune, perché il comune è la casa di tutti e non deve più essere una realtà in cui ci sono cittadini di serie A e di serie B. Tutti devono essere di serie A e tutti devono poter confrontarsi all'interno del comune in modo sereno, perché è lavorando tutti assieme che si ottengono i risultati, perché le priorità nascono dal confronto. A Stradella c'è stato un capovolgimento, mentre invece torno a chiamare in causa Ermanno Bidone, a Casteggio si è andati con una conferma abbastanza larga. Eh sì Paolo, a Casteggio un vero e proprio plebiscito, per così dire, per il sindaco uscente Lorenzo Vigo, che si è affermato sullo sfidante Andrea Mussi con il 71,23% delle preferenze, 2.428 voti per la precisione. Anche in questo caso abbiamo un contributo registrato a caldo subito dopo l'elezione di Vigo, se la regia è d'accordo ascoltiamolo. Con Lorenzo Vigo appena riconfermato alla guida del comune di Casteggio, intanto una battuta a caldo su questa tornata elettorale. Beh, una gioia immensa, forse addirittura più della prima volta, perché arriva alla riconferma. Questo è il segno che il paese ha visto quello che abbiamo fatto in questi anni e ci ha dato una fiducia per davvero quello che abbiamo fatto e la fiducia per quello che dobbiamo fare in futuro, quindi davvero un grandissimo risultato anche nei numeri. Adesso vedremo nel dettaglio, ma si parla di percentuali, viene da dire, quasi bulgare, forse anche superiore al 70%. Vi aspettavate una risposta del genere? Beh, il polso era molto buono, devo dire, in questi giorni qua. Poi con le percentuali ancora non eravamo sicuri, però sembra che ci siano addirittura dei numeri da record della storia elettorale di Casteggio, sia per la lista che per qualche candidato, per cui è davvero una felicità immensa questo riconoscimento. Ringrazio tutti i casteggiani per questo, davvero grazie a tutti. Un po' presto per dirlo, anche se ovviamente immagino che il mandato sarà all'insegna della continuità. C'è qualche opera che volete portare avanti in particolare, insomma qualche tre progetti per la Casteggio del futuro? Beh, sicuramente siamo qui oggi ai seggi nelle nostre scuole, l'abbiamo detto, le scuole sono la parte più importante del nostro programma e cominceremo da qui e poi vedremo di continuare quello che abbiamo fatto. Quindi da questo punto di vista qui abbiamo già tutta una serie di idee, una serie di scalette, di priorità, le scuole sono la prima e sicuramente vogliamo una Casteggio sempre più bella, sempre più vivibile, e ci hanno detto i cittadini che abbiamo fatto bene finora e quindi andiamo avanti così. Ci spostiamo in Lomellina, dove c'è stata una delle sorprese di queste elezioni, la vittoria tra l'altro anche con largo margine della lista di centrosinistra Ciravegna, e noi proprio con Ciravegna ci colleghiamo con Andrea Sicuro. Buonasera Andrea, allora com'è andata? Sì, buonasera Paolo, buonasera anche a tutti i nostri telespettatori. Sì, forse è stata la sorpresa di giornata la vittoria di Manuel Maggio a capo della lista civica
attiva Cilavegna, ha avuto la meglio nei confronti del sindaco uscente Giovanna Falzone e del vice sindaco uscente Giuseppe Colli. Entrambi godevano dell'appoggio esterno dei partiti di centrodestra, Forza Italia con la Falzone, Lega e Fratelli d'Italia con Colli. Invece ha prevalso la voglia di rinnovamento, come ha ammesso anche lo stesso sindaco uscente. In questo caso abbiamo un contributo, abbiamo raggiunto Manuel Maggio subito dopo la sua proclamazione. Ascoltiamo che cosa ha detto prima di restituirti la linea. Manuel Maggio, nuovo sindaco di Cilavegna, vi aspettavate questo risultato? Ma allora, aspettarci no, perché comunque non siamo mai stati favoriti in questa corsa, anzi tutt'altro, essendo che siamo nati un attimino dal niente qualche mese fa, però abbiamo lavorato tantissimo e duramente. Ringrazio infatti per questo il mio gruppo che mi ha sempre creduto quando dicevo di fidarsi del progetto, e questo è il giusto coronamento del lavoro che abbiamo svolto. Non ce l'aspettavamo, ma è il frutto del nostro lavoro. Obiettivi dei primi 100 giorni di mandato? Allora, sicuramente quello di verificare quelle che sono le situazioni un attimino più fragili e attivare gli strumenti di cui abbiamo parlato nel nostro programma, per esempio lo sportello di supporto alla popolazione. Inoltre c'è la questione del mercato e dell'area pedonale davanti al parco giochi, che è davvero tanto sentita dai nostri cittadini, che hanno deciso di darci la loro fiducia e noi dobbiamo quindi di conseguenza onorarla. Un altro comune più popoloso al voto in Lomellina era Cassonovo. Qui abbiamo una conferma, torno a chiedere a Andrea Sicuro che ha fatto una cappatina anche lì, come sono andate le elezioni a Cassonovo. Sì Paolo, in questo caso possiamo dire che c'è stato quasi un plebiscito nei confronti del sindaco uscente Luigi Parolo, che appunto ha avuto la meglio nei confronti dei suoi sfidanti Gianfranco Del Frate e Simone Cocchetti. Ha ottenuto in tutto 1985 voti contro le 866 Del Frate e le 501 di Cocchetti. In questo caso tra i cassolesi è prevalsa la voglia di dare continuità alla squadra di governo uscente. Parolo ha ricandidato di fatto tutta la sua giunta, i suoi assessori e gran parte dei consiglieri che hanno appena finito il mandato. Anche in questo caso, se la regia è d'accordo, abbiamo da mandare in onda un contributo prima di restituirti la linea. Sindaco Luigi Parolo, rieletto a Cassolnovo. Intanto le ragioni di questo successo: gli elettori hanno voluto premiare la continuità con quanto fatto nei 5 anni precedenti. Guarda, il mio grazie assoluto alla cittadinanza cassolese. Lo leggo come un contributo che hanno voluto dare alla mia persona, alla nostra lista, per tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni, il lavoro che ho svolto con una squadra che è instancabile, e adesso nella campagna elettorale ho avuto al mio fianco una compagine leggermente modificata, ma che aveva assolutamente riproposto temi interessanti per la cittadinanza, ha sempre fatto delle proposte che possono essere fattive per migliorare la vita ai cassolesi. Ok, quindi quali i vostri obiettivi nei primi 100 giorni? Nei primi 100 giorni dobbiamo concentrarci nell'ultimare una serie di opere che sono andate lunghe nel precedente mandato, e quindi basta, ci concentriamo in quello e riprogettiamo e andiamo con continuità su tutti i temi a medio e lungo termine che avevamo già impostato. Ok, squadra che vince non si cambia, farete valutazioni, andrete in continuità? Assolutamente, giusto valutare, fare tutte le, diciamo, non ho ancora avuto tempo di vedere questi dati, sono felicissimo, intorno a tante gente che mi saluta e mi ringrazia, io ringrazio loro, vedrò con calma i dati e valuteremo da farsi, sicuramente premiando chi si è speso, chi ha ottenuto anche il riconoscimento maggiore da parte dei cittadini. Precisando che ancora non ci sono i definitivi di tutti i comuni, erano oltre 100 i comuni al voto soltanto nella provincia di Pavia, vediamo però per alcuni comuni i più popolosi come è andata, ad esempio a Belgioioso, dove c'è stata una conferma importante in termini numerici del sindaco uscente Fabio Zucca, che vedete ha preso il 68% dei voti. Qui abbiamo i definitivi. Abbiamo poi un altro comune, credo Certosa di Pavia,
anche qui i definitivi e anche qui un'affermazione importante da parte del sindaco uscente, quasi il 77% per Marcello Infurna. Chiudiamo invece con quella che è stata un'altra sorpresa, che la grafica ha un errore perché Alessandro Zocca era in vantaggio, ma è stato sorpassato sul filo di lana da Andrea Viola, che invece è il nuovo sindaco di San Martino Sicco Mario. Sempre con la promessa appunto di tenere aperto collegamento con il comitato elettorale del centro-sinistra Pavia, veniamo però adesso alle altre notizie. Ce n'è una di cronaca: una trentenne originaria di Voghera è morta ieri pomeriggio in mare a Posillipo, travolta da un'imbarcazione mentre stava facendo kayak. La vittima, Cristina Frazzica, da qualche tempo residente a Napoli, era su kayak insieme a un uomo, un avvocato napoletano, quando i due sono stati investiti da un'imbarcazione che ha proseguito senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto attorno alle 18. In superstite è stato poi salvato da un'altra barca di passaggio. Le ricerche dell'imbarcazione pirata sono state effettuate dalla Capitaneria di Porto e dal reparto aeronavale della Guardia di Finanza. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e omissione di soccorso. Il calendario ci dice che la primavera si sta quasi concludendo, è già la primavera più piovosa per la provincia di Pavia da quando esistono i dati storici. Si sta completando anche la conta dei danni nelle aziende agricole dell'Oltrepò. Strade crollate, ponti in pericolo e problemi molti all'agricoltura, fra inspiegabili morie di alberi da frutto, grandinate, soprattutto tanta, troppa acqua. Se si considerano i mesi di marzo, aprile e maggio, quella appena trascorsa è stata senza alcun dubbio la primavera più piovosa degli ultimi 200 anni in provincia, dove sono caduti ben 538 mm di pioggia, metà dei quali nel solo mese di maggio. Sempre prendendo in esame i tre mesi primaverili, dal 1812 a oggi si contano soltanto quattro annate, fra cui il piovosissimo e recente 2014, in cui si sono superati i 400 mm, sfiorando i 500. Quest'anno il record è stato di gran lunga superato. Sebbene gli eventi estremi siano stati tutto sommato circoscritti, i danni sono stati pesanti per le sole aziende agricole. In base alle denunce finora prese in esame, la Regione ha contato danni per 544.000 euro e ha inviato la richiesta di fondi al Ministero. Una stagione che si è aperta con le piogge torrenziali di marzo, che hanno portato al crollo della Greenway a Bagnaria e al danneggiamento di strade e collegamenti utilizzati dalle aziende agricole per raggiungere i vari appezzamenti. È in questa fase, peraltro, che frane e smottamenti hanno costretto a chiudere temporaneamente alcune strade provinciali. Dopo un mese di aprile non particolarmente problematico, il meteo avverso ha iniziato a fare sul serio di nuovo a maggio, quando è caduta circa la metà della pioggia di questa eccezionale primavera. Grandinate, vento forte, ma soprattutto tanta, troppa acqua hanno danneggiato le semine già fatte e impedito quelle ancora da fare in pianura, rovinato ortaggi e verdure in campo, frutta e foraggio, ma l'umidità eccessiva, unita alle difficoltà di entrare nei vigneti per i trattamenti, hanno messo anche molto in difficoltà la viticoltura, alle prese con una grave proliferazione delle malattie fungine. Un'altra estate di lavori a Mortara, dove sono ripresi proprio da oggi i lavori in corso Iosti, nella parte finale per ripristinare delle condutture. Cerchiamo di capire quali sono le modifiche alla viabilità con il nostro servizio. È scattata la chiusura parziale di Corso Iosti, la via principale del centro di Mortara. Fino al 28 luglio la via sarà chiusa nel tratto che porta alla chiesa di Santa Croce, in piazza Urbano II. Tutto questo perché gli operai incaricati da Pavia Acqua, la ditta appaltatrice, stanno rifacendo le fognature e tubature. Lavori necessari in quanto le reti sono ormai vetuste. Un'operazione che era partita già nel luglio di un anno fa, quando Corso Iosti era stata chiusa al traffico veicolare nel tratto dall'incrocio con via Cairoli. I lavori sono poi proseguiti nell'autunno successivo con il rifacimento di sottoservizi in via Palestro, in una zona residenziale, nel tratto oltre il passaggio a livello della linea ferroviaria Pavia Vercelli. Ora si tratta di completare le operazioni. Inizialmente la chiusura parziale di Corso Iosti sarebbe dovuta scattare a febbraio, ma trattandosi di una via molto trafficata e frequentata in particolare dagli studenti, si è preferito rimandare l'inizio dei lavori dopo la chiusura delle scuole e per creare meno disagi possibile ai cittadini. Causa lavori in corso, chi arriverà in Corso Iosti
Iosti da via Roma dovrà girare all'incrocio con via 20 Settembre in direzione Corso Porta Novara, mentre chi arriva da via Fagnani, dove si trova la scuola superiore Ciro Pollini, non potrà più girare in via Troncone, dove c'è l'istituto professionale alberghiero. La chiusura si protrarrà fino alla fine di luglio o comunque fino alla chiusura dei lavori. Terminato l'intervento in Corso Iosti, resterà da rifare solamente l'ultimo tratto di Corso Garibaldi, quello che porta alla stazione ferroviaria. In questo caso bisognerà però aspettare la fine dell'anno. Avevamo promesso un collegamento con il comitato elettorale del centrosinistra in festa per il risultato alle elezioni comunali di Pavia. Apriamo questo collegamento, come potete vedere tra qualche istante ancora non c'è Michele Lissi, ormai sta diventando un po' come aspettando Godot. Intanto saluto Luca Pattarini, buonasera, immagino comunque l'atmosfera sia di festa. Buonasera Paolo, sì, come dicevi qui si sta preparando la festa ma manca il festeggiato, come ricordavi, non c'è Michele Lissea, non sappiamo dove sia, ci hanno spiegato che sarebbe dovuto arrivare alle 19.40 ma evidentemente c'è stato un contrattempo. Ovviamente qui l'atmosfera sì, è particolarmente allegra, particolarmente festosa, c'erano anche molte altre persone che però nel frattempo si sono allontanate perché appunto non sappiamo dove sia Michele Lissea, che lo ribadiamo. Prima usavamo insomma il condizionale, ma ormai è praticamente quasi certo che sarà lui il nuovo sindaco di Pavia, si sta preparando la festa, lo seguiremo ovviamente nella consueta passerella verso il comune, nella festa che ci sarà questa sera tra Piazza della Vittoria e appunto la piazza del comune, poi insomma cercheremo di capire quali saranno le sensazioni, quali saranno insomma le prime dichiarazioni del nuovo sindaco di Pavia. Per il momento Paolo è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Luca, evidentemente il prossimo sindaco ha voluto in qualche maniera darci l'aggancio per ricordarvi che poi torneremo in diretta alle 21.10 con la seconda parte della maratona elettorale, sicuramente lo intercetteremo. Quindi questa edizione termina qui e naturalmente 21.10 riprende la maratona elettorale dedicata ovviamente con focus principale sulle comunali di Pavia. Arrivederci per il momento.